escluderò i giornalisti perché in una giornata come quella di oggi non ho nessuna voglia di far polemiche e sono felice perché stiamo accompagnando questa e altre opere grandiose. È chiaro che è un ponte degli italiani che non unisce Messina a Villa San Giovanni, unisce con il treno veloce e con un unicum continuo Palermo, Roma, Milano, Berlino, Stoccolma e il resto del mondo. È un corridoio inevitabile. È chiaro che unisce immediatamente Sicilia e Calabria, quindi è normale che in un'opera ambiziosa e unica al mondo, su cui gli italiani investono ovviamente e mettono il loro contributo, una piccola parte del contributo richiesto alla Sicilia e alla Calabria mi sembra banale. Così come le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che sono fra Lombardia e Veneto, avranno un valore aggiunto per tutta Italia, però sono le gare di sci, sono in Valtellina, il Bob in Veneto, quindi sono là, ed è giusto che Lombardia e Veneto ci mettano una fiche in più, visto che le Olimpiadi sono in Lombardia e Veneto. Il ponte che unisce Sicilia e Calabria, mia figlia che è in prima media può intuire che ovviamente è il ponte degli italiani, però unendo Sicilia e Calabria, una piccola fiche dalla Sicilia alla Calabria, è normale che ci sia. Abbiamo attraversato in questi 13 mesi difficoltà di ogni tipo, normativa, economica, autorizzativa. E quando Pietro e Roberto parlavano di una nuova edizione del testo con il ponte sullo stretto, cercavo del ferro da toccare perché sono educato, perché in Italia ovviamente il tranello è dietro l'angolo. In Italia si riesce a fare polemica perfino sulle infrastrutture. Non c'è un ponte di destra o di sinistra, non c'è un ponte sovranista, anzi questo è il ponte più europeista del mondo, visto che c'è il dibattito, è il patto di stabilità, è il MES. Questo è un ponte che l'Europa ci chiede da decenni, questo è un ponte che anzi, avremmo dovuto ultimarlo entro il 2030. E io mi domando come qualcuno, quando l'Europa apre bocca sugli stabilimenti balneari, sulle centrali idroelettriche, sugli aiuti di Stato, sull'ILVA, su TIM, su Alitalia, quello che arriva da Bruxelles è intangibile, è vero per antonomasia, e quando il ponte è in un corridoio europeo e ci veniva richiesto di ultimarlo entro il 2030, però allora l'Europa di serie A va bene, l'Europa prêt à porter, quando ci dice qualcosa va bene, quando dice qualcosa che non mi piace, vengo a due numeri.